Buongiorno amici, questa è la seconda video ricetta che metterò sul canale e vi do un benvenuto. Oggi andremo a realizzare gli spaghetti alla carbonara. Andiamo subito a vedere quindi quali sono gli ingredienti per comporre questo buonissimo piatto tipico della tradizione italiana. Cosa abbiamo bisogno allora per realizzare questo buonissimo piatto? Innanzitutto andiamo col dire che questa è la preparazione per una porzione di spaghetti alla carbonara e avremo bisogno di un uovo intero e un tuorlo in aggiunta, del guanciale, sono circa 30-40 grammi, insomma regolatevi voi in base a quanto lo volete saporito. Poi abbiamo bisogno del pecorino romano, pepe, io in genere lo macino abbastanza grosso, degli spaghetti, questi tengono veramente bene la cottura, e poi come vedete qui questa mini bowl che è vuota. Questo ci servirà successivamente quando andremo a estrapolare dagli spaghetti che ormai sono giunti a fine cottura un pochino di acqua di cottura che ci servirà per amalgamare al meglio il piatto e formare quella cremina. Mi raccomando, non si devono formare quei brutti grumi nella pasta in questi spaghetti alla carbonara. Andiamo a vedere quindi come comporre e realizzare il piatto. Bene, intanto accendiamo l'acqua dove cuocerà poi la pasta. Andiamo ad aggiungere un cucchiaio di sale grosso, questo permetterà all'acqua di bollire prima. Teniamo a fuoco medio, a fuoco alto, insomma, in base a quanto sono i nostri tempi di cottura. Dopo ci servirà anche ovviamente questo saltapasta, ci servirà per bene per amalgamare tutto il nostro composto. Intanto che l'acqua bolle, andiamo a tagliare a cubetti fini la nostra pancetta. Non devono essere molto grossi perché altrimenti in bocca non sono ben masticabili quando diventano poi croccanti. Ovviamente c'è molto grasso qui, lo andiamo a eliminare, non lo teniamo tutto quanto. Quindi andiamo a tagliare per lo più la parte magra, ovviamente un po' di grasso lo teniamo. State attenti alle mani ovviamente col coltello, perché la pancetta quando è stagionata è dura, no? Andiamo a tagliare queste parti magre. Un pochino di grasso comunque lo andiamo a recuperare e lo mettiamo nel saltapasta nel momento in cui andiamo a rosolare la pancetta. Ci servirà per dare di parte grassa, un pochino diciamo di olio naturale per far sì che il condimento diventi, per così dire, bagnato, cremoso. Quindi vedete, io ne ho preso giusto poco. Questa è la quantità di pancetta di cui abbiamo bisogno. Mentre l'acqua sta andando, abbiamo tagliato la pancetta, abbiamo fatto il composto con l'uovo, il pepe, il pecorino e il sale. Io ho acceso, come avete visto, già il fuoco sotto, che così la padella comincia a riscaldarsi. Io per comodità metto anche un goccino d'olio, veramente poco, non molto. Lasciamo che l'olio si scaldi, intanto andiamo a prendere la nostra pancetta. E la mettiamo all'interno del saltapasta. Mi raccomando, la pancetta deve essere rosolata bene. Vedete, quel grasso che noi siamo andati prima a recuperare, quella parte diciamo un po' più grassa del guanciale, ci serve, amalgamandosi con l'olio, a creare una sorta di soffritto naturale, con pochissimo olio. Facciamola rosolare ancora un po', una volta rosolata per bene, la lasciamo comunque qui dentro. Ok, quindi, noi spegniamo il fuoco, il nostro guanciale, come vedete, è bello dorato, è bello croccante. Ora questa
la lasciamo ovviamente spenta finché non andiamo a scolare la pasta. Bene, ora che l'acqua bolle andiamo a inserire gli spaghetti. Io per una porzione, ovviamente per me abbondante, ne metto circa 135-140 grammi. Questi cuociono in 8 minuti. Mi raccomando, vedete, la pasta mentre cuoce rilascia il suo naturale amido. Quindi, come dicevo prima, tenete da parte sempre una mini bowl, come la chiamo io, dove poter mettere appunto un pochino d'acqua di cottura, di fine cottura della pasta. Questo servirà ad avere l'acqua con la maggior quantità di amido che ovviamente gli spaghetti in cottura rilasciano. Allora, i minuti sono passati. In realtà ne sono passati 7. Io spengo perché dopo andremo a saltare la pasta. Deve essere un processo molto veloce quello che andremo a fare ora. Allora, togliamo questo. Prima di andarla a scolare, riaccendiamo un attimo il fuoco e andiamo a mettere su il guanciale precedentemente fatto rosolare, di modo che si scalda nel mentre stiamo andando a scolare la pasta. Ricordatevi di prendere il famoso, vedete, la famosa acqua di cottura della pasta prima di andarla a scolare. Ecco qua, questa è un pochino d'acqua della pasta. Noi la mettiamo da parte, questa ci servirà dopo per fare quella famosa cremina e per andare a saltare la pasta. Vado a scolarla la pasta. Come vi dicevo, ho lasciato di un minuto circa indietro la cottura. Poi vedremo che la cottura ultimerà nel momento in cui andremo a saltare la pasta. Bene, quindi come vedete qui sta ricominciando, sentite dal rumore, a rosolare. Andiamo a inserire dentro gli spaghetti, sentite bene come friggono, per così dire. Li lasciamo andare un momento, ci aggiungiamo del pepe nuovamente, un po' d'acqua di cottura della pasta, abbiamo detto, non molta mi raccomando, quasi tutto il pecorino, un po' ci servirà per dopo. Spegniamo il fuoco, io ho spento ora il fuoco e vado a inserire l'uovo. Ecco, vedete, devono essere passaggi molto veloci e andiamo a saltare gli spaghetti. Se necessario andate ad aggiungere ancora un po' di acqua di cottura della pasta, mi raccomando, saltare la pasta bene non è solamente da chef, nel senso che non lo fanno solo per farsi vedere, lo fanno per creare con l'amido proprio questa cremina naturale che l'amido rilascia. Vedete? Guardate com'è morbida. Ha fatto quella famosa cremina. Noi ora andiamo. Guardate, io ci metto ancora un pochino d'acqua per renderla cremosa. Oh, guardate che bella. Eccola qua. Ora andiamo e la mettiamo nel piatto. Allora andiamo a comporre il nostro piatto. Gli diamo anche una forma, così viene più bello il piatto. Ecco qua. Continuiamo a girare. Ecco come vedete che abbiamo formato la nostra bella carbonara. Andiamo a prendere tutta la cremina che è rimasta e gliela mettiamo sopra.
Bene, come vedete il piatto è pronto, è profumatissimo perché si sente il guanciale croccante, si sente l'uovo che è ben amalgamato alla pasta e c'è anche veramente un ottimo odore, un ottimo profumo di pecorino romano. Ora andiamo a fare la prova dell'assaggio e vi faccio vedere quale vino ho scelto da abbinare a questo piatto, gli spaghetti alla carbonara. Bene, allora andiamo ad assaggiare il piatto, vediamo un po' come è venuto. Innanzitutto si presenta veramente bello, vedete? È molto cremoso, non è rimasto tutto attaccato. Questo perché, come dicevamo prima, abbiamo tenuto da parte un pochino d'acqua di cottura. Andiamo ad assaggiare quindi come sono venuti. Prendiamo un po' di tutto, un po' di guanciale. È ottima davvero, in bocca si sente quella cremosità, proprio la cremosità che volevo trasmettervi, è veramente buona. Poi si sente come il guanciale croccante, la parte dei grassi del guanciale non sono esagerati, e questo è importante perché non deve sapere, per così dire, di maiale, di animale, la pasta. L'uovo è ben bilanciato, anche il sale in bocca è ben bilanciato. Veramente ottimo. Dicevo prima, l'abbinamento del vino. Beh, sicuramente ci vuole un vino dal carattere morbido. Io per voi oggi ho scelto uno Chardonnay, se possibile barricato. Questo non lo è perché non ce l'ho in questo momento un barricato. Questo serve ovviamente uno Chardonnay, essendo un vino molto pulito, per ammorbidire proprio la sapidità del formaggio e la croccantezza e l'untuosità, per così dire, del guanciale, e inoltre rimane abbastanza presente la nota dolce conferita dal piatto, quindi è veramente un'esaltazione, un'estensione del piatto. Andiamo ad assaggiarlo. Vediamo se presenta morbido. Con questo piatto si sposa veramente bene. Io vi ringrazio per l'attenzione, sicuramente andrete a realizzare questo piatto e proverete soddisfazioni, poi mi farete sapere nei commenti. Lasciate un like sul canale La Cucina per Tutti e ci vediamo la prossima volta con un'altra video ricetta. Ciao ragazzi, una buona giornata a tutti e buon appetito. Buono!